è chiaro che sul piano negoziale, da un punto di vista, diciamo così, della soluzione politica, le chance di riuscita sono bassissime, sono veramente poche. Però l'alternativa effettivamente prima di un intervento militare è capire bene il quadro internazionale. Io ci aggiungerei anche che non è un di cui il ruolo della Russia, che va assolutamente portata all'interno di un'ampia coalizione per un eventuale intervento, che ricordo non deve, come diceva giustamente il professor Magri e ricordava prima Purgatori, non c'è solo il problema di mettere d'accordo due pseudogoverni, cioè Tobruk e Tripoli, ma anche di cercare un equilibrio fra 1500 diverse tribù, alcune di queste che guardano in maniera molto favorevole allo Stato islamico, altre invece sono un pochettino più, diciamo così, sbandate e non hanno una vera e propria guida politica. Quindi l'unica cosa che non ci possiamo permettere è troppo tempo di attesa. La soluzione diplomatica, la soluzione politica, diamoci un tempo limite nel dire se si può divenire a questa soluzione o meno. Dopodiché, e in questo tempo, cerchiamo di costruire una coalizione internazionale molto ampia, alla quale probabilmente l'Italia deve in qualche modo cercare di guidare una sorta di leadership politica, se non militare. In questo tempo qui cerchiamo di costruirla comunque la coalizione a livello internazionale per poter poi intervenire, perché altrimenti perdiamo due volte il tempo.